sono celle in festa per i 100 anni di nonna Filomena Russo. Tanti auguri a Filomena, tanti auguri a te. Classe 1919, tranne qualche problema di udito, Filomena Russo gode di buona salute e di grande lucidità mentale, assume pochissimi farmaci e non disdegna la Coca-Cola. Ha sempre lavorato nei campi, portando avanti insieme ai fratelli e poi al marito, scomparso 25 anni fa, una bella famiglia. Ha persino contribuito a far studiare suo fratello, poi diventato un affermato avvocato. Due figli e cinque nipoti che la adorano e che la definiscono una nonna fenomenale. Tra i momenti più belli dei suoi 100 anni, infatti, mette il matrimonio di una delle nipoti, tra i periodi più bui, naturalmente, la guerra. Qual è il momento più bello che vi ricordate di più di questi vostri 100 anni? Qual è il momento più bello di questi 100 anni che hai vissuto? Di 100 anni? Più bello quando hai sposato tu. Quindi quando si è sposata sua nipote. È bello perché c'erano tante persone, no? E poi ha festeggiato bene, come voglio dire. Quando eravate giovane, che cosa ricordate di più di quando eravate giovane? Che mi ricordo che lavorava, era contadina. Sì, era la giurista proprio, perché passavano l'autocolonne, non mi dico neanche la parola, l'autocolonne proprio davanti a casa, perché la strada... La scala era là, la casa mia era qua, era proprio vicino. E quella ho visto. E avevate paura? Paura veramente quando, specialmente la notte, avevamo paura perché venivano vicino al portone a bussare. Quella era paura. E poi quando passavano le pareti proprio, mamma mia, era brutto proprio. Gli aerei, avevate paura delle bombe? L'aereo, sì, era brutto. Un consiglio che date sempre ai vostri bei nipoti? Bene in famiglia, quello ho detto. Dico anche a miei figli, no, questo esempio lo rimane, che se vogliono bene, che non se ne disturbo. Un valore straordinario i nonni. Sì, i nonni sono un bene che non dovranno mai venire meno. Asciughiamo le lacrime e diciamo qualche altra cosa su questa nonna speciale. Ho vissuto la maggior parte della mia vita a casa di mia nonna perché i miei genitori lavoravano e quindi io la maggior parte del mio tempo l'ho trascorso con lei. Mi ha cresciuta, mi ha educata, non mi ha mai fatto mancare niente. È stata sempre presente, anche a volte contro mi ha accontentato sempre, anche contro il volere dei miei genitori. Quindi l'ha anche un po' viziata. Sì, in qualche modo sì. Poi c'è anche mia sorella. Ecco, bellissima, un'altra bellissima nipote. Una nonna fenomenale, 100 anni, una memoria. Sì, una memoria sì, eccezionale direi. Il ricordo più bello con nonna? Il ricordo più bello è tutti i giorni il ricordo più bello con nonna. Siamo tutti i giorni con lei, lei è presente con noi. Io per esempio studio, lei mi fa compagnia. È tutti i giorni nonna è presente. Pietro, che nonna eccezionale? Spettacolare. Non è eccezionale, è una nonna spettacolare. Che insegnamento ti ha dato tua nonna? Insegnamenti, prima cosa della famiglia, soprattutto della famiglia, dei fratelli, della mamma, del papà, l'unione della famiglia. Sindaco, un traguardo non indifferente, 100 anni della signora Filomena, giustamente l'amministrazione ha voluto sottolinearli con una targa e quindi partecipando a questa bella festa dove viene valorizzato il senso della famiglia, l'importanza dei nonni. Certamente, è stato per noi sicuramente motivo di orgoglio avere nel proprio territorio una persona
che compie appunto 100 anni e che arriva soprattutto in buona salute a compiere i 100 anni, perché effettivamente, come avete avuto modo di vedere, la signora è in ottima forma sia dal punto di vista psicologico che fisico. Motivo di orgoglio per la comunità: già 2 anni fa abbiamo avuto un altro caso di centenario e soprattutto è bene curante, significa che il territorio non è, diciamo, è salubre come da questo punto di vista. È una zia carissima, ha dimostrato nel tempo di essere veramente una donna esemplare per tutti noi, quindi un buon esempio, ci candidiamo pure noi per diventare centenarie. Questo appunto ci insegna che una vita condotta serenamente, in buona salute, una vita rispettosa di chi ci sta accanto, una vita che considera il lavoro come preghiera, è di esempio, deve essere di esempio per tutti, perché ritengo che sicuramente la longevità può essere una caratteristica di tutti, per cui anche è una grande felicità anche per mio padre, l'avvocato Angelo Russo, che appunto è il fratello che è stato seguito dalle sorelle, da lei, dall'altra sorella, dal fratello che ora non ci sono più, che chiaramente è una grande soddisfazione, e loro sono riusciti a dare man forte anche al percorso di studi di mio padre, perché si è fatto appunto da solo a Napoli, alla Federico II, e quindi sono stati anni durante i quali loro, con il loro lavoro, hanno potuto anche sostenerlo agli studi, e questo è, insomma, anche premiale, penso.